È tornata nel luogo per il quale fu pensata e per il quale fu realizzata. È tornata lì dove è giusto che stia, perché è opera identitaria. Da ieri sera la deposizione di Angelo Solimena si lascia accarezzare da sguardi appassionati e commossi, a partire da quelli del giovane parroco Don Raffaele Ferrentino, nella chiesa di San Matteo a Nocera Inferiore, lì dove tutto era iniziato. Il dipinto era svanito nel nulla, trafugato da una mano criminale che aveva agito approfittando del terremoto del 1980 e dei suoi devastanti effetti. Ieri sera è tornato nella chiesa di San Matteo il quadro di Angelo Solimena finito nelle Marche e ritrovato grazie alla passione, alla conoscenza profonda, all'occhio fino di un docente di lettere, Mario De Luise. Onestamente non aspettavo di trovarmi di fronte a un Angelo Solimena in un museo di tale riguardo, perché sappiamo che le Gallerie Nazionali di Urbino ospitano capolavori veramente importanti della pittura italiana e non solo, Piero della Francesca, Raffaello, Tiziano, ci sono opere d'arte di grandissimo riguardo, e trovarmi di fronte a Angelo Solimena è stata già quella una grande emozione, che poi è raddoppiata nel momento in cui mi sono reso conto che potevo trovarmi di fronte al dipinto che era scomparso proprio da questa chiesa qui. Se vai in gita scolastica a Urbino, tappa obbligatoria è per te il Palazzo Ducale e il tour alla Galleria Nazionale. I ragazzi si guardano intorno quando ecco che il loro prof, con la passione per l'arte, resta folgorato davanti ad un'opera. Gli è troppo familiare per essere una copia ed è così che va in rete, accede a quel database che racconta di 1.300.000 opere rubate e riconosce la deposizione di Angelo Solimena, opera rubata dalla chiesa nocerina di San Matteo all'indomani del sisma che il 23 novembre del 1980 colpì Campania e Basilicata. L'emozione di un sospetto affina l'acume. L'occhio del cultore consente al prof De Luise di leggere la mano di Solimena e di cogliere un dettaglio chiave. La deposizione risulta essere di proprietà privata. Davanti agli occhi del docente che ha accompagnato i suoi alunni in gita, una pagina strappata dal libro di storia dell'arte da 44 anni. Mario De Luise si attiva immediatamente, scatta il sequestro, partono gli accertamenti, quelle analisi che consentono di appurare che l'opera è stata restaurata e modificata nella parte superiore. Mentre magistratura e carabinieri proseguono nel loro certosino lavoro di ricostruzione della filiera criminale, Nocera Inferiore gioisce, plaude, gioisce e riflette. Una storia che oggi ha questo momento di festa, questa testimonianza da parte della comunità parrocchiale è per noi assolutamente importante. Perché? Perché restituire un'opera significa anche restituire una memoria, sicuramente per tanti cittadini è ricordare quando quest'opera era ancora affissa su queste pareti. Questa opera non era di proprietà dello Stato, ma era di proprietà di un ente ecclesiastico, quindi non era inusucapibile, cioè chi l'aveva acquistata dall'autore del furto o da un ricettatore di pochi scrupoli avrebbe potuto rivendicarne la prescrizione acquisitiva e quindi dopo 20 anni chiederne la restituzione. Però grazie a una ricerca giurisprudenziale molto complessa, articolata e tutt'altro che facile, che ha fatto il collega Marco Fiorillo, si è accertato che questa opera è stata, come dire, clandestina fino al 2012, cioè quindi l'usucapione si deve decorrere dal 2012, quando ha incominciato a girare per musei e a essere presente nei cataloghi, sotto mentite spoglie, perché nessuno ha mai indicato Solimena come autore, ma l'hanno indicata come copia di opera di un altro autore di quel periodo, di quegli anni. Nel 1983 viene rubata l'opera, approda attraverso un canale di ricettazione evidentemente presso un antiquario, dall'antiquario poi vende quest'opera ad una fondazione bancaria e poi finisce a un certo punto finisce presso una galleria d'arte nazionale. E quindi noi siamo adesso qui a ripercorrere tutti questi momenti, tutta questa fase che è ovviamente una fase delittuosa. La fortuna
fortuna è, ecco, la prima segnalazione da parte del privato cittadino, la seconda fortuna è quella che l'opera è stata censita e quindi era all'interno della nostra banca dati delle opere illicitamente sottratte, perché all'epoca, quando è stata sporta denuncia, sicuramente è stata fornita anche un'immagine e questa è stata molto determinante. È una sorpresa per tutti quanti noi, inaspettata, che ci rende veramente felici, perché quest'opera meravigliosa, finalmente, quasi misteriosa, nessuno sapeva nulla, finalmente torna a casa e possiamo guardarla, possiamo pregare davanti a questo spettacolo, solo gioia.